scrittrice, la conoscete, spesso nostro ospite, è tornata in libreria con Noi siamo Tempesta. Noi siamo Tempesta, l'avevo messa al contrario. Tra poco l'attore, autore teatrale Ascanio Celestini interpreterà uno dei racconti contenuti in questo scritto. Vedrete, è un racconto molto intenso. Allora, perché Noi siamo Tempesta? Chi? Noi insieme, nel senso che siamo abituati a sentirci raccontare storie eroiche dove singoli personaggi solitari cambiano il mondo, ma in realtà la storia dell'umanità è fatta essenzialmente di cambiamenti causati da gruppi creativi che si sono rivelati più veloci, più efficaci e più duraturi nei loro risultati di quanto non abbiano mai fatto i singoli geni. Però i singoli geni sono un po' quelli con cui cresciamo, no? Noi leggiamo libri che parlano di eroi, di persone che vanno controcorrente, che cambiano il mondo da sole, non è così poi? È un problema di storie, appunto. Noi abitiamo le storie che ci raccontiamo. Se ci raccontiamo, da quando nasciamo, solo storie di eroi, se studiamo solo epiche di eroi, per tutta la vita ci faremo ispirare soltanto da storie di eroi. Questa idea del self-made man, dell'X-Factor, dell'eccellenza, del fenomeno, la retorica dell'eccellenza, che poi si trasforma sempre in eccezione, non eccellenza. Cos'è che non le piace della... chiamiamola la narrazione dell'individuo che cambia la storia? Non mi piace l'idea che tutti gli altri siano deboli e abbiano bisogno di essere salvati da un singolo. Siamo circondati dalla retorica del capitano e pochissimo invece da storie di squadra. Io penso che le storie di squadra ci siano e valga la pena raccontarle. Ora le raccontiamo, lei ne racconta diverse nel suo libro. Però questa... chiave di lettura, questa matrice dell'unico che salva gli altri, è una matrice molto ben visibile anche ora nel nostro mondo politico, noi ne abbiamo parlato tutta la sera, c'è sempre l'idea a destra, a sinistra, nel Movimento 5 Stelle del singolo che arriva e cambia le cose, così era Berlusconi, così era Renzi, così è Salvini, così era Grillo. Sì, è vero, credo che questo tipo di narrazione si sia acuita col bipolarismo. Perché prima con un sistema proporzionale si era costretti a mettersi d'accordo in più soggetti anche molto piccoli. Non è una valutazione sui modelli, è proprio una questione di trama. Da una parte è necessario mettersi d'accordo con molti e trovare il meglio di tutti. Dall'altro lato basta trovare un uomo forte che abbia un'ispirazione e tutti lo seguono. Chiaramente per avere un uomo forte è necessario riconoscere di essere un popolo debole. A me la storia del popolo debole non è piaciuta mai. Il populismo nasconde un popolo debole, non un popolo forte molto spesso. Partiamo dalle storie che lei racconta. La prima è la storia di Wikipedia. Sì, è una storia macroscopica quella di Wikipedia, perché tutti lo utilizziamo a una volta al giorno quantomeno ed è un sapere accessibile e molto democratico, perché tutti possono anche contribuire, non soltanto servirsi. Però impreciso, si prendono anche belle cantonate quando si va su Wikipedia. È vero, questi due, i due fondatori, quando l'hanno inventata, avevano avuto l'idea di farla sì fruire da tutti gratis, ma far creare le voci solo da esperti. Il risultato è che dopo 3 anni c'erano soltanto 23 voci e nessuno la consultava. Quindi hanno pensato, per quale motivo non possiamo farle creare le voci anche dalle persone? Perché tutto il sapere del mondo si trova nel mondo. Uno dei due, io immagino, nella storia che abbia detto, ma sei pazzo, il primo scemo che passa scrive la sua versione della teoria della relatività e dà un sacco di informazioni false. L'altro però ha detto, dobbiamo fidarci del fatto che gli esseri umani lasciati a fare le cose bene, le facciano bene piuttosto che male. E in effetti hanno avuto ragione. Perché è vero c'è una che forma anche di controllo dopo. Sono degli atti di vandalismo, ma sono pochissimi rispetto al fatto che ci sono molte persone che controllano invece la qualità delle informazioni. Se io ne ho una migliore con una fonte, posso cambiarla. Io stesso ho scritto 17 voci di Wikipedia. Una è Michela Murgia. No, proprio Michela Murgia no. Dunque, l'idea che il sapere non sia in mano alle élite è un'idea molto contemporanea, no? Ma che debba essere democratico. C'è però un malinteso forse, che la democrazia sia diritto di non sapere in questo periodo o no? Sì, questo è uno dei rischi che si corrono. L'ignoranza ha smesso di essere un difetto, è diventata quasi una virtù oggi. Credo che non sia il caso di Wikipedia, perché il caso di Wikipedia è un caso, però sì, è vero che c'è l'idea che
siamo stati governati male da persone che sapevano un sacco di cose e queste cose non sono servite a renderci più liberi, ma anzi a nasconderci le cose. Quindi c'è l'idea che chi sa non comunichi, più che il sapere è l'inaccessibilità delle informazioni che rende le persone diffidenti nei confronti di chi sa le cose. Allora, altre storie, le madri argentine. Le madres de Plaza de Mayo, le madri de desaparecidos, questa è una delle storie contenute nel libro, perché non volevo storie di scienziati e basta, storie di intellettuali, storie di scrittori, storie di gruppi creativi qualificati e alti, ma anche storie di persone comuni che si trovano a vivere un'ingiustizia che da sole non sarebbero mai riusciti a risolvere. Queste donne si mettono in testa un fazzoletto bianco, che è il pannolino con cui i figli scomparsi erano stati allevati, e chiedono con questo pannolino i loro destini. Dove sono? Dove li avete messi? Diteci chi è che li ha fatti sparire. E con quel fazzoletto bianco hanno trasformato un fatto privato in una questione internazionale. Cambiando che poi... anche la realtà politica. Se oggi diciamo di desaparecidos in qualunque parte del mondo, tutti sanno di cosa si parla per merito di quel fazzoletto bianco. Gli Spartani alle Termopili, per molti versione quando erano al liceo, per altri un bellissimo film che in tanti hanno visto. Perché i 300 sono parte di questo libro? Perché non soltanto sono una falange molto coesa che riesce a tenere in scacco un esercito molto più grande, ma perché dentro questa storia nel libro io immagino un Leonida non così carismatico come ce lo ha regalato Miller nel suo film. Immagino un Leonida che sia più un capo strategico, capace di valorizzare le capacità di ciascuno, piuttosto che un eroe con la fiamma nel cuore che si fa seguire pedissequamente, ciecamente dai suoi seguaci. Felice come un cinghiale, un'altra storia, di che parla? Siamo in Italia nel 1939. Questa è forse la storia che io preferisco di tutto il libro, e abbiamo discusso a lungo se metterla o non metterla. Nel 39 Mussolini manda al confino 45 catanesi accusati di essere omosessuali. In realtà la parola non si usava sotto il regime, perché la razza italica non poteva essere intaccata dal germe dell'omosessualità. Gli omosessuali non esistevano in Italia. C'erano delle persone che con i loro comportamenti minacciavano la razza e il pubblico pudore. Quindi 45 omosessuali catanesi vengono mandati all'isola di San Domino, nelle Tremiti, guardati a vista dai carabinieri durante il giorno, ma lasciati soli di notte. E queste persone, che fuori da lì erano diversi rispetto al resto della società, quando si ritrovano lì sono tutti uguali, e quindi senza saperlo Mussolini fonda il primo gay village d'Italia, perché si travestono, fanno teatro, trovano, si ritagliano uno spazio di libertà che fuori, quando poi vengono, non andò altrettanto bene a molti omosessuali che invece vennero uccisi a bastonate durante il regime. Questo giusto per ricordare che quando ha fatto cose buone il regime non le ha fatte apposta. Le ha fatte per sbaglio. Esatto. C'è poi la storia di una nave davanti alle nostre coste, sembra molto attuale. È la Mare Ionio della rete mediterranea, è senz'altro attuale, è l'unica nave italiana che in questo momento fa monitoraggio nel Mediterraneo accanto alle navi umanitarie di battenti altra bandiera. Mi piaceva raccontare questa storia perché è una nave finanziata dalla società civile, non ha armatori dietro, non c'è Soros, come dicono delle altre ONG, ma ci sono migliaia di donatori che hanno dato il loro contributo perché anche l'Italia potesse stare là dove la gente muore, magari salvarne qualcuno. Nel suo libro c'è una fascetta che dice: l'unione fa la forza. Anche adesso l'unione fa la forza molto spesso, ma è l'unione contro qualcuno, quella è un'unione positiva? No, nel senso che sono convinta che la forza sia avere obiettivi e valori comuni, sia avere una visione d'orizzonte comune. Se hai un nemico comune, quello che ti tiene insieme è l'odio, quello che ti tiene insieme è la paura. Non è l'idea di forza che vorrei comunicare con questo libro. C'è una storia collettiva di cui stanno parlando molto i notiziari in questi giorni, e si svolge in Sardegna, la storia collettiva dei pastori che arrivano a un gesto di per sé poco, veramente poco gradevole, no? Sprecare il latte e lanciarlo sulle strade, ma è un gesto che loro dicono nasce dalla disperazione. Che idea si è fatta? Nasce dalla disperazione. Se c'è un gruppo sociale che può in Sardegna rivendicare quel noi siamo tempesta, sono proprio i pastori. Il valore del latte sul mercato è talmente basso che
che senza un gesto così straordinario le persone che normalmente consumano i prodotti derivati dal latte di pecora non se ne renderebbero conto. Il pastore, buttando il suo lavoro in quella maniera, oltre a sprecare il cibo, sta facendo un gesto fortemente metaforico, sta dicendo: io il mio lavoro lo butto tutti i giorni, lo buttate tutti i giorni così quando fate così scelte. Così lo gettate per strada. Esatto. Noi siamo Tempesta e Michela Murgia, che torna a breve con Ascanio Celestini che ci legge un brano. Grazie Michela. Grazie.